nella Santa Madre Chiesa, rocca di verità, sposa di Cristo, inabitata dello Spirito, dotata di infallibilità, quando si tratta dell'eterna nostra salute, strumento di salvezza per tutti gli uomini. Su questa pietra, diceva Gesù, rivolto a Pietro, che aveva professato la fede in Cristo Signore, perché aveva ricevuto questa rivelazione dal Padre, su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno. Queste parole mi ricordano le parole che Dio disse al serpente quando presentò Maria, che è madre della Chiesa, modello della Chiesa: tu insiderai al tuo calcagno, ma essa ti schiaccerà la testa. Il nemico può insidiare la Chiesa, può sbatterla, può infiltrarla con mille eresie, può scuoterla, ma non può fare tanto da sommergere questa barca, perché nella barca della Chiesa c'è Cristo Signore che insegna e che governa. E questa fede che noi dobbiamo avere oggi più che ieri, e in questa fede noi dobbiamo camminare, proseguire il cammino, per questa fede dobbiamo dare anche la vita. La Santa Madre Chiesa, nelle sue ginocchia, diceva Origene, che pure fu condannato dalla Chiesa per qualche cosa errata, per qualche frase errata, lui sommo padre e sommo teologo, nella Santa Madre Chiesa, io voglio vivere come un bimbo sulle sue ginocchia, e nel grembo della Madre Chiesa io voglio morire. Quando parliamo e diciamo questa parola Chiesa, dobbiamo cadere in ginocchio, perché la Chiesa è la sposa di Cristo Immacolato, colei per cui Cristo ha dato il suo sangue, colei in cui Cristo ha effuso il suo Spirito che la rende infallibile, colei che è la Madre nostra, che ci nutre con la parola di Dio che le venne consegnate nelle Scritture, colei che ci nutre con i sacramenti, colei che è diffusa in tutto il mondo. Dovunque c'è un uomo, ivi si estende la sollecitudine della Chiesa. E non dobbiamo temere due cose. La prima, che la Chiesa possa sbagliarsi. Non si può sbagliare mai, anche che singoli uomini possono sbagliare, ma quando la Chiesa, nell'esercizio della sua autorità, si pronunzia, quella verità è verità di Dio, che noi dobbiamo accettare e credere. E un'altra cosa, non sottrarci mai alla guida della Chiesa. Coloro che si sono sottratti alla guida della Chiesa sono andati perduti, anche che avevano una patina di verità, una patina di carità,
una patria di Spirito Santo, sono andati perduti, perché è alla Chiesa che Cristo ha affidato la custodia degli uomini, la guida degli uomini. Da noi si richiede adesione della mente alla verità che essa ci insegna e docile adesione della volontà alla guida. Questo, se vale per tutti, vale per noi che abbiamo ricevuto l'effusione dello Spirito, perché è lo Spirito che è nella Chiesa, che è dentro di noi, ed è lo Spirito, Spirito di verità, Spirito che guida. Non può la guida dello Spirito dissentire dallo Spirito della Chiesa. Quello che la Chiesa ci insegna, quello che la Chiesa ci dice, quello lo Spirito ci insegna e ci dice. E se noi crediamo diversamente, così appellandoci allo Spirito, diversamente dalla Chiesa, se noi camminiamo diversamente, appellandoci allo Spirito, dal cammino che ci segna la Chiesa, il nostro spirito non è lo Spirito di Dio. Lo Spirito vero è consegnato alla Chiesa, è quello che lo Spirito ci suggerisce in privato, deve corrispondere a quello che lo Spirito dice, insegna e fa nella Chiesa. Ecco perché, come diceva Ireneo, non è necessario di andare di qua e di là per sapere la verità. Basta guardare a Roma, basta guardare alla Chiesa che presiede alla comunione universale per sapere qual è la verità e per sapersi comportare. Di qui l'adesione al Papa, che rappresenta Cristo sulla terra, l'adesione a quello che Egli ci insegna, l'adesione a tutto ciò che Egli vuole che i cristiani facciano, perché in questa fede, in questa obbedienza, che è la nostra salvezza. Questo lo dico perché tante volte noi possiamo avere la tentazione di deviare, non nelle grandi cose, ma anche in piccole cose, da quello che la Chiesa ci dice. A volte siamo tentati di avere opinioni particolari o modi di fare particolari. No, quello che la Chiesa ci insegna, quella è la strada da percorrere, quello che la Chiesa ci dice di fare, quello è il cammino che dobbiamo tenere. Celebriamo pertanto la festa di Pietro, colonna della Chiesa, di Paolo, colonna della Chiesa. Nella liturgia di oggi, come nella liturgia di ieri, vigilia, abbiamo due fatti che interessano. Nella liturgia di ieri, ossia della vigilia, abbiamo la guarigione di quel poveraccio che era ammalato, non si poteva muovere, l'epilettico, l'idropico, comunque che non aveva l'uso delle gambe, lì alla porta speciosa, alla porta del Tempio. Pietro e Giovanni entrano e dicono a quel paralitico che domandava l'elemosina: noi non abbiamo né oro né argento,
ci diamo quello che noi abbiamo. Che cosa avevano? Cristo avevano. Noi dobbiamo poter dare Cristo agli uomini. Non abbiamo altro. Pietro e Giovanni non avevano né oro né argento, non avevano niente, ma avevano una grande ricchezza, Cristo. Cristo che insegna, Cristo che guarisce. E allora soggiunge ancora Pietro, nel nome di Cristo di Nazareth, nel nome di Gesù, alzati, cammina. E all'istante quel paralitico balza in piedi e incomincia a saltellare nel tempio, tanto che la gente che lo conosceva dice: ma è lui o non è lui? Altri dicevano: è lui. Altri dicevano: non può essere, è uno che gli somiglia. E lui diceva: sono io, Pietro mi ha guarito. Mi ha detto: nel nome di Gesù, alzati, cammina, balza in piedi, ed eccomi qui sano davanti a voi. Ed è Pietro che deve arringare la folla e deve poi testimoniare davanti al Sinedrio. E dice così: non dovete pensare che sia stata la nostra commiserazione, la nostra pietà, la nostra misericordia, la nostra commozione che ci ha fatto intervenire per guarire quest'uomo. No, è Cristo Signore che è intervenuto, e nel nome di Cristo, è il nome di Cristo che lo ha guarito. È il nome di Cristo che lo fa stare in piedi, perché Lui è il Salvatore degli uomini. Certamente Pietro e Giovanni non facevano ogni giorno questo stesso miracolo, bastò un solo miracolo, facevano altri miracoli, bastò questo solo miracolo che era ordinato alla fede, alla fede nel nome di Gesù, alla fede in Cristo Signore che viene a guarire l'uomo, a salvare l'uomo. Quella guarigione adombrava la salvezza che Cristo era venuto a portare, e la restaurazione dell'uomo che era iniziata e che avrà fine alla fine del mondo. L'altro episodio è quello della liberazione. Nell'epistola di oggi Pietro è in prigione, la Chiesa è in preghiera. Quando uno dei capi è in difficoltà, la Chiesa non sta seduta. La Chiesa è legata ai suoi capi, perché sono i capi della Chiesa, sono quelli che nel nome di Cristo governano, che assicurano la presenza di Cristo. Quando Pietro è in prigione, la Chiesa non sta seduta, la Chiesa non si disperde, ma la Chiesa è in ginocchio, la Chiesa è in preghiera, per togliere Pietro dalla situazione in cui si trova. E la forza della Chiesa orante provoca il miracolo. Questa volta è Dio che manda il suo angelo, il quale scende in prigione, apre le porte, scioglie le catene di Pietro, rompe i catenacci, spalanca le porte e dice a Pietro: vieni dietro di me, sei libero.
e Pietro libero esce. Ecco la forza della preghiera. La forza della preghiera, chi ottiene il miracolo. Ecco la compattezza della Chiesa. La Chiesa è legata al suo capo, non lo molla davanti a Dio, non ha pace finché non riottiene il ritorno di Pietro in mezzo al suo gregge. La liberazione. Lì abbiamo un quadro. Non è Pietro, ma è Gesù, liberatore. Abbiamo alle spalle un Cristo con le braccia aperte. Cristo che libera l'uomo. La liberazione di Pietro è anche un segno della liberazione nostra. Tutti siamo stati liberati da Cristo Signore. Proprio nella casa di Cornelio, Pietro dice: da 3 anni, per 3 anni, Cristo è andato su e giù per la Galilea e la Giudea, facendo del bene, risanando tutti e liberando tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo. Noi veniamo liberati continuamente da Cristo, veniamo risanati da Cristo. Questa mattina noi vogliamo celebrare questo risanamento e questa liberazione che ci viene da Cristo Signore, presente nella sua Chiesa, presente ed operante nei suoi ministri, presente e operante in tutti quelli che nel suo nome gridano misericordia a Dio e scongiurano le forze del male perché lasciano liberi i prigionieri. Questa mattina vogliamo pregare il Signore, tutti un cuor solo e un'anima sola, perché tutti siamo ammalati e tutti siamo prigionieri, non soltanto quelli che gridano, ma un po' tutti, in una maniera o in un'altra, siamo malati, siamo così come quell'epilettico o come quell'idropico o come quel paralitico alla porta del Tempio. Tutti siamo prigionieri come Pietro e abbiamo bisogno dell'angelo del Signore che venga a scatenarci. E questa mattina noi vogliamo pregare per questo risanamento e per questa liberazione. O Signore Gesù, che operi in Pietro, che operi in Paolo, che operi nella Chiesa di oggi, che opere anche qui, o Signore Gesù, risana ciascuno di noi, risanaci nella fede, nella speranza e nell'amore, risanaci nelle nostre infermità spirituali, psichiche e fisiche. O Signore Gesù, libera i prigionieri. Io sono colui, tu dici nel Salmo, che guarisco tutte le tue malattie, che ti risollevo dalla fossa e rinnovo la tua giovinezza. O Signore Gesù, liberaci, risollevaci dalle nostre cadute, sollevaci dalla fossa, perché noi ti possiamo benedire e glorificare, perché possiamo cantare al tuo nome, o Signore. O Signore trionfatore dell'inferno, o Signore trionfatore di tutte le malattie, o Signore liberatore, o Signore
che liberi e salvi ciascuno di noi. Noi ti preghiamo in questo momento, mandi il tuo spirito vivificatore, mandi il tuo spirito liberatore. E voi, Pietro e Paolo, che nel nome di Cristo guariste tanti infermi, avete risuscitato tanti morti, avete fatto tanto bene, impetrate ancora per noi la potenza dello Spirito, perché ancora noi abbiamo bisogno di guarigione e di liberazione. Ma non pregate così ognuno personalmente, pregate gli uni per gli altri. È un atto di carità. Accogliamoci gli uni gli altri, presentiamoci gli uni gli altri al Signore. Ognuno preghi per il proprio fratello, per la propria sorella che è accanto. E commettete così la mano, oppure datevi la mano con il fratello di destra e di sinistra, e ognuno preghi per il proprio fratello, per la propria sorella, cantando all'uomo di Galilea, perché voglia toccarci, perché voglia guardarci con amore, perché voglia liberarci. Preghiamo gli uni per gli altri nella sicurezza che la forza del Signore attraverso il fratello, poco importa chi sia, ma la forza del Signore ci raggiunga. O Signore Gesù, io ti prego, non guardare la nostra pochezza, non guardare lo strumento inutile che noi siamo, non guardare neanche il nostro peccato. Noi in questo momento ci rivolgiamo a te e ti chiediamo di essere strumenti di guarigione per i nostri fratelli che ci stanno vicini. Scenda, Signore, la tua grazia, scenda la tua luce, scenda la tua forza, scenda la tua guarigione dall'alto. O Cristo liberatore che passi, scenda la tua liberazione in mezzo a noi. O Signore Gesù, guariscici. Uomo di Galilea, vieni a salvarci in questo momento. Vieni a stoccare tutti, vieni a guarire tutti, vieni a liberare tutti, o Signore, in modo che questa assemblea sia un'assemblea di salvati, di guariti e di liberati. O Signore Gesù, noi crediamo che tu puoi guarire un tumore, che tu puoi guarire i tumori di tante persone. Noi abbiamo questa fede in te, ed è questa liberazione da questo terribile male, questa guarigione che noi ti chiediamo in questo momento, e la guarigione di altre malattie. Noi lo crediamo fermamente e ti diciamo, uomo di Galilea, ti prego di liberarmi. Signore Gesù, noi crediamo che la tua potente grazia può scendere in questo momento su tutti i presenti e su tutti gli assenti che raccomandiamo qui davanti a te. Noi crediamo, Signore, che tante malattie questa mattina cederanno alla forza dello Spirito Santo che esce da te. O santi apostoli Pietro e Paolo, intercedete per noi in questo momento, chiedete l'aumento della nostra fede e chiedete al Signore Gesù, nel cui nome voi operaste tanti miracoli, che la forza guaritrice di Cristo si rinnovi questa mattina in mezzo a questa assemblea, e che tutte le malattie, tutte, risentano dalla presenza guaritrice di Cristo, che non ci sia nessuno che non abbia a sentire
la forza di Cristo, Signore, o nell'anima e nel corpo. O Gesù, Figlio di Dio, Salvatore nostro, ti prego di guardare uno per uno tutti questi fratelli, di guardare me, di guardare tutti i miei fratelli, di guardarci tutti. Il tuo sguardo ci guarisca, la tua luce penetra dentro di noi, la tua forza guaritrice attraverso il tuo sguardo penetra nelle nostre ossa, penetra dentro l'anima nostra e produca la salvezza. Uomo di Galilea, ti prego di guardarci. Uomo di Galilea, che passando grazie, Signore Gesù, perché tu stai operando qui in mezzo a noi. Tu già hai operato e continuerai a operare durante questo sacrificio in cui immoli ancora una volta te stesso per la nostra salvezza, offrendo il tuo corpo e il tuo sangue in sacrificio a Dio Padre. E adesso, fratelli e sorelle, preghiamo per gli assenti. Preghiamo per quelli che si raccomandano le nostre preghiere, per i nostri cari vicini e lontani, per quelli che hanno scritto o hanno telefonato, per quelli che giacciono negli ospedali della città, negli ospedali o nelle corsie di altre case di cura. Preghiamo per tutti gli assenti in un atto di carità, perché vengono gli angeli del Signore a portare da questo sacrificio la salvezza per tutte queste care persone. O Signore Gesù, il tuo sacrificio sia di giovamento per tutti, o Signore, per tutti quelli che ti raccomandiamo. Voli sulle ali del vento la tua guarigione. Tu hai detto una parola e sulle ali della parola hai portato la guarigione. Tu hai parlato e la tua parola ha guarito. O Signore, vengono gli angeli santi a portare la tua parola che salva a tutti quelli per i quali noi ti preghiamo.